C'è chi parla addirittura di 60.000 partecipanti, altri dicono 40.000, forse 50. Certo è che un fiume di persone ha preso parte con convinzione, determinazione e entusiasmo alla manifestazione No Ombrina a Lanciano. Striscioni, canti, tamburi, slogan e bandiere nel lunghissimo, colorato, fantasioso e pacifico corteo che ha sfilato per le strade della città. Una perfetta organizzazione che non ha lasciato nulla al caso. Immagini in queste occasioni sono più eloquenti di ogni parola, di ogni commento, e mostrano un popolo che è sceso in piazza per dire no al petrolio, no alle trivelle in mare, no alle piattaforme in uno dei tratti più belli e suggestivi dell'Adriatico, la costa dei Trabocchi. E soprattutto per dire no a decisioni prese senza alcun confronto con il territorio, senza alcun rispetto per i cittadini, senza ascoltare nessuna voce. Ed è proprio la voce che tutta questa gente si è ripresa per urlare un no forte e chiaro, per gridare la netta contrarietà a un progetto che penalizza l'Abruzzo e il suo futuro, per difendere il blu del mare. Sono arrivati gruppi anche da fuori regione, dalla Basilicata, dalle Marche, da Roma, da Bologna, tantissime le sigle delle associazioni ambientaliste e non solo.
dei comitati a tutela del vino, della produzione tipica e del territorio. Alcune cantine, i sindacati, gli scout, difficile fare un elenco. Ma in fondo conta che migliaia di persone, giovani e meno giovani, studenti, operai, professionisti, tantissime donne, famiglie intere con tanto di carrozzini al seguito, hanno scelto di stare insieme per combattere una battaglia nella quale credono, per riaffermare il diritto a esserci e a contare. Tanti gonfaloni dei comuni e i sindaci. Signori, guardate che sta arrivando a sinistra. Thank you.
Che bello il mio tempo, che bella compagnia. State giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi di tempo. Di tempo. Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria. Altra memoria e non basta ancora. Sì, no, tanto, vedo niente! Aspetta.
passione ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione, che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Perché ad Acaba curò la lepra con uno scettro postigio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Thank you.
Non si potrà dunque ignorare il ruolo storico e politico della manifestazione di Lanciano. Le parole ne sono state dette tante, ma stavolta non basteranno. Ci vorranno fatti concreti, come è stato ribadito nel corso degli interventi che si sono susseguiti sul palco in piazza Plebiscito. Quindi possiamo vincere, dobbiamo vincere, ci dobbiamo credere. E ci credono soprattutto i sindaci di questo territorio, che io ringrazio, i miei amici sindaci che stanno combattendo contro la legge di stabilità che ci taglia risorse, che taglia i servizi sociali. Noi dobbiamo combattere, abbiamo combattuto e stiamo combattendo contro l'elettrodotto, abbiamo detto di no, Castelfrentano, Paglieta e Lanciano hanno detto no, non ci siamo accontentati dell'ecoristoro. L'ecoristoro non esiste, è una bugia per dare soldi in cambio di ottenere un sì. Noi dobbiamo combattere con un governo che è lontano dai cittadini che oggi hanno manifestato. Io sono quel governo, ma lo rifiuto in questi atteggiamenti, in questi comportamenti. Noi siamo un territorio che ha fatto la resistenza, che ha avuto i martiri lancianesi, che ha avuto la Brigata Maiella. Oggi dobbiamo riscoprire quella resistenza non contro i nazifascisti, ma contro la a favore della libertà di autodeterminazione dei nostri territori. No a Ombrina Mare, è la resistenza che porta a questa città di cui io sono orgoglioso di essere sindaco. Oggi voglio segnalare una cosa: tutti i partiti politici, i gruppi politici della regione finalmente insieme hanno detto no a Ombrina Mare, hanno fatto comunicati stampa, ho visto alcuni qui e li ringrazio, ma una cosa chiedo: che questa dichiarazione non sia una dichiarazione di facciata, mettetevi insieme, tutti insieme nel consiglio regionale e fate una delibera contro Ombrina, tutti insieme, no Ombrina, no Triv, viva il nostro territorio, grazie amici. Una manifestazione straordinaria, sono commosso, perché veramente tantissima gente, penso 40.000 persone secondo i primi dati, non c'è stato un incidente, non c'è stato un muro imbrattato. Qualcuno ieri sera andava dicendo abbassate le saraginesche dei negozi, ci saranno i black bloc, devasteranno la città. La devastazione questa sera l'avrà chi ha sperato che succedesse questo. È stato un segno di grande civiltà, io sono onorato di aver ospitato questa manifestazione, ringrazio i movimenti, Nuovo Senso Civico e tutti gli altri i sindaci che sono venuti, e ho detto che questa è la città in cui c'è stata una grande reazione quando i lancianesi hanno visto la loro libertà preclusa dai nazifascisti. Oggi noi rivendichiamo come la Brigata Maiella un nuovo tipo di resistenza, la resistenza a Ombrina Mare, la resistenza a un governo che vuole imporci una scelta sciagurata, e quindi noi combatteremo in questo senso. E chiediamo ai tanti politici che sono venuti, abruzzesi della nostra regione soprattutto, perché tutti hanno fatto dichiarazioni in favore di questa manifestazione, che non sia solo una manifestazione loro di facciata. E allora, se sono tutti d'accordo, vadano in consiglio regionale e facciano una delibera con cui loro si oppongono all'istituzione di Ombrina Mare qui nel nostro Abruzzo. Chiediamo questo, altrimenti la loro presenza oggi è solo una sfilata e noi di sfilate non abbiamo bisogno. Peccato per la pioggia che per un po' ha trasformato la piazza in una sorta di colorato campo di ombrelli, mentre risuonavano le parole di Franco Mastrangelo di Nuovo Senso Civico, al quale sono seguite quelle di Don Maurizio Patriciello, il coraggioso prete anticamorra dalla Terra dei Fuochi, che ha voluto esserci e portare la propria testimonianza. Vorrei dire agli abruzzesi: cercate di arrivare prima, non come abbiamo fatto noi, siamo stati ingannati, siamo arrivati dopo, adesso quel poco che possiamo è recuperare, ma il danno è già stato fatto e il danno all'ambiente si riversa sempre sulla salute, l'inquinamento ambientale diventa sempre un dramma umanitario.
sanitario. Per me è inconcepibile che in una regione a vocazione turistica è così bella come l'Abruzzo si possa pensare a prendere quel poco di petrolio che poi non è neanche di ottima qualità. È inconcepibile. Un incidente come quello che c'è stato in California in questi giorni sarebbe la fine dell'Abruzzo, ma non riesco a comprendere com'è possibile. Però il popolo che è presente questa sera deve far molto riflettere il nostro governo e anche il nostro Parlamento. Noi stiamo aspettando l'enciclica a fine maggio di Papa Francesco proprio sull'ambiente. Penso che dirà delle cose molto importanti per chi le vorrà sentire. Papa Francesco ci ricorda che Dio perdona sempre, la natura, l'uomo perdona qualche volta, ma la natura non perdona mai. Trattiamo bene la natura se vogliamo che la natura tratti bene noi. A riaffermare principi di libertà e democrazia anche Renato De Nicola del Forum dell'Acqua. Sì, questa grande manifestazione è l'esatto contrario di quello che sta avvenendo nella politica del paese. Si sta centrando tutto a livello governativo, mentre il popolo diffonde la democrazia partecipando e dicendo che il futuro esiste, che il futuro parte da sé, perché è la popolazione che rende ricca la terra e che produce. E quindi noi chiediamo, ricordiamo a tutti i politici che non si può venire qui dire una cosa, poi andare al Parlamento e farne un'altra. Attenzione! Noi siamo coscienti di quello che siamo, di quello che vogliamo, siamo in democrazia, ma la faremo contare. Grande e comprensibile soddisfazione quella di Alessandro Lanci, presidente di Nuovo Senso Civico. La piazza, il corteo hanno parlato veramente da soli. Un mare non di petrolio, un mare di democrazia, dobbiamo dire. 60.000 persone a Lanciano, è una vittoria incredibile, è un risultato incredibile per l'Abruzzo, per Lanciano, ma direi per l'Italia. Portare 60.000 persone in piazza sui temi ambientali è veramente difficile. Questo vuol dire che c'è una motorità, una consapevolezza incredibile su queste problematiche. I cittadini si vogliono riprendere la democrazia che in qualche modo gli è stata scippata. Noi non possiamo più accettare che questi progetti calati dall'alto vengano decisi a Roma o addirittura dalle multinazionali americane. Poi, prima del concerto, l'emozione di una poesia, di una studentessa del liceo scientifico di Lanciano, Alessia Troilo, letta da Gabriele Tinari. Il cielo meraviglioso, questo scrigno di umanità si veste di azzurro, profondo, sfumato, penetrante, arrossisce ogni giorno per la bellezza del tramonto e si prepara ad accogliere il silenzio della notte. Spesso la luna veglia su di lui. La linea dell'orizzonte si perde tra le fragilità dello sguardo umano. Nessuno potrà indicare con precisione quali siano il luogo e lo spazio in cui il cielo decide di darsi all'acqua del mare. Blu, blu, come blu è il suo specchio. Nel momento del contatto soffiano i venti dell'emozione come due amanti che si sfiorano e diventano brividi, spuma, lastre d'acqua che si accarezzano. Ecco le onde si accompagnano giocando fino alla riva dove stanche si ritirano e scoprono leggere il velo della terra sul bagnasciuga. I trabocchi, i nostri trabocchi, sono il segno tangibile dell'uomo che sente lì la propria casa. Delicatamente, dolcemente, si armonizzano con l'incedere del mare e oscillano appena a cullare i propri ospiti come in un grande sogno. Questa è la nostra realtà, la nostra ricchezza, lo splendore. Il resto non è questo. Non è nero, non è malato, non è veleno, non è sporco che insidia in tutte le fibre degli animali, dell'uomo, non è petrolio che asfissia l'aria stessa, non è fumo denso di malattie per i corpi stanchi di combattere, per gli ignari, non è tutto questo. E quindi non è nero, come nero sarà il mare dove si specchia un cielo sporco. E a questa noi ne abbiamo aggiunto un'altra, del poeta Marcello Marciani. Se sprisce l'operche mezza dudetella, ti esce lo sangue di Santa Giovanna, ma se buona la guazza, manduccia e malva, lo Battista ci strabenedice na tranna.
fa imbriacare le malucchie, l'oi della noce. La riota fa squaia ogni cioce e papagna. Acqua e fuoco s'accocchiano. Uè, s'accrescenza la luna che da brellucchia alla campagna. Pressa poco così canticolava nonna al nipote trasvolato sulla sponda di una veglia di cuccioli anni 50, di un destino incanalato a muchi e sillabe, mentre il cane smaniava dalla riva al miaulante molliccio delle lampare e dietro l'anta di marmo il rosmarino corni intrecciava col suo compare Aglio. Ma a mezza lumar ci stamo lo castel che ciucce petroie e ciarca che sfragil.